Salve a tutti amici cinefili e benvenuti a questo nuovo appuntamento con Fuori Casa Cose Appena Viste. Come si può intuire dalla mia felpa di ordinanza, sono venuto qui al Sisto, purtroppo senza Silvio, con famiglia al seguito, però per gustarmi nuovo capitolo della saga di Star Wars, Star Wars episodio 8, gli ultimi Jedi, o preferisco in inglese The Last Jedi, perché diciamo che sul singolare io ho ancora molti dubbi, nel senso che secondo me ci poteva stare anche il singolare, essendo il titolo una citazione di quella che si vedeva nella didascalia iniziale di episodio 7, ovvero Luke Skywalker, l'ultimo Jedi. In quel senso The Last Jedi per me è sempre stato, diciamo così, al singolare come titolo e come riferimento. Scritto e diretto da Rian Johnson, questo ottavo capitolo della nuova trilogia di Star Wars sotto l'egida Disney, non sappiamo quanto condizionante, per alcuni già colpevole di aver rovinato la saga di Star Wars, per altri invece meritoria di averla rivitalizzata anche alla luce dello spin-off Rogue One, la cui lezione in questo episodio 8 non è passata in vano. Dicevo, questo nuovo capitolo diciamo che già ha spaccato non poco soprattutto i nerd, soprattutto gli appassionati, soprattutto i fans, soprattutto perché la critica d'oltreoceano sembra aver gradito l'operazione di Rian Johnson, la scrittura di Rian Johnson e il lavoro sui personaggi fatto da questo regista, che è famoso ovviamente per Looper. La critica italiana anche non mi sembra aver mosso critiche eccessivamente estreme, anzi quelle poche opinioni che ancora ho letto, per il momento sembrano aver apprezzato il lavoro, quindi che è piaciuto, se vogliamo, quindi agli analisti, agli esperti, ai cinefili, però ha scosso le coscienze invece degli appassionati più accaniti, i fans di Star Wars, che sono un po' incontestabili, perché quando la vecchia trilogia viene citata in modo molto calligrafico da J.J. Abrams non va bene, perché non c'è nulla di nuovo. Quando c'è parecchio di nuovo, come in questo caso, come in queste due ore e mezzo di episodio 8, neanche va bene, perché si tradirebbe lo spirito originale di Star Wars e quant'altro, e non si spiegherebbe troppo. Io faccio un appello a tutti quelli che mi stanno ascoltando: se siete amanti del cinema d'autore impegnato, quello che insomma europeo, che piace molto alle nuove generazioni di cinefili più duri e puri, se siete appassionati, state lontano da Star Wars episodio 8, se siete convinti che la Disney trasformi in escremento tutto quello che tocca, state lontano da episodio 8. Se siete amanti di serie TV, mi permetto, questa è la mia aggiunta, state lontano da episodio 8, perché se vogliamo questa saga cinematografica nella nuova veste Disney, ma anche in quello che era il vecchio spirito di lucasiano di Star Wars, va un po' contro le dinamiche delle serie di TV che piacciono tanto oggi agli spettatori, dove viene spiegato tutto nei minimi dettagli, dove ogni personaggio ha episodi di background perfettamente spiegati. Qui diciamo che non è proprio tutto oliato il meccanismo della narrazione, nel senso che se per narrazione si intende quello che oggi la serialità impone, ovvero creare delle trame perfettamente orchestrate in cui le motivazioni e le caratterizzazioni e le psicologie e le decisioni e il vissuto e le intenzioni sono tutte cose esplicitate al 100%. Mi sto riferendo ovviamente, e qua parto subito con uno dei punti deboli secondo quello che ho letto di alcuni fan, sto parlando ovviamente del leader Snoke, il leader supremo Snoke, che qui vedrete insomma ma che cosa succede, e ancora non sappiamo da dove venga questo leader Snoke. Questo è quello che ho letto. Non mi sembra che sia così, perché signori, io accetto le opinioni diverse dalle mie, però io da spettatore che ama Star Wars, che apprezza il lavoro di Lucas, che ha amato molto episodio 7 e Rogue One, ma è che non è che mette Star Wars su un piedistallo, nel senso che esiste di meglio, c'è il cinema anche al di là di Star Wars, oltre Star Wars e sopra Star Wars, quindi sia chiaro, io mi diverto con Star Wars,
è esaltante ed emozionante, anche questo episodio è esaltante ed emozionante. Non sono così convinto che il leader Snoke non abbia avuto una spiegazione sia nell'episodio 7 che in questo episodio, cioè nel senso che lui è un tiranno che prende il potere quando la Repubblica comincia a scricchiolare, nel senso che quando c'è la libertà comincia a serpeggiare il disordine, e solo un lento processo di dialogo può portare alla ricostruzione politica e sociale del disordine, e quindi nasce un nuovo ordine come una sorta di movimento parafascistoide che sfruttando la forza armata e quindi le squadriglie e quindi le armi instaura una sorta di tirannia. Questo viene detto nelle didascalie, viene detto nel discorso del generale Hux in episodio 7, perché la Repubblica è stata acquiescente al disordine e quindi il nuovo ordine nasce da lì, nasce dalle crepe della democrazia, della Repubblica. Cioè, io non sento l'esigenza che mi venga spiegato, cioè quando Lucas ha spiegato da dove nascevano gli slanci autonomistici che mettevano in pericolo la Repubblica nella trilogia prequel, l'ha spiegato molto molto bene secondo me, perché è partito dal commercio, dall'economia, dalla gilda dei commercianti nella trilogia prequel, e anche quello era stato criticato perché è troppo farraginosa la spiegazione, perché è troppo lunga, e perché è troppo di qua, e perché è troppo di là, e perché non appesantisce il discorso. Adesso invece è tutto sottinteso perché è la solita solfa, signori miei, cioè quando c'è per parecchio tempo la Repubblica si creano per forza delle sacche di scontenti e delle sacche di malcontento di persone che appunto cercano di approfittare delle fessure, delle crepe della democrazia per affermare la propria la propria individualità in modo anche tirannico, cioè in modo anche criminale, ed ecco qui che il tiranno a questo punto ha gioco forza per affermare se stesso. Quindi il leader supremo Snoke secondo me ha il solito background che ha un tiranno, cioè non ha bisogno di chissà quale spiegazione. Quindi non stiamo in una serie TV, mi dispiace, io sono mortificato, vorrei darvi la serie TV che tanto vi piace, vorrei che la Disney avesse dato la serie TV che tanto vi fa impazzire, però no, non ha scelto questa strada Rian Johnson. Poi magari l'episodio 9 verrà tutto spiegato, perché stiamo parlando ovviamente. Ho capito una cosa importante però in questi giorni che mi hanno preparato alla visione di questo secondo me emozionante capitolo, secondo me trascinante capitolo, secondo me anche dal punto di vista visivo interessantissimo capitolo della saga di Star Wars, e cioè ho capito che i nerd e gli appassionati di saghe, di serie TV quelli che dicono, perché ho sentito anche questo dire, che al cinema in fondo esce poco tranne questo. Signori, io contesto anche questo, perché al cinema escono 500 film ogni anno in Italia, quindi se non vi piacciono queste cose avete 300 film da vedere, quindi voglio dire, esiste veramente tanto, non c'è solo Animali Notturni nella stagione di 2 anni fa, come ho sentito dire da qualche nerd in rete, che tranne Marvel c'è Animali Notturni. Non è vero, esistono tanti bei filmoni di tutto altro tenore, di tutto altro registro, di serie B, di serie A, d'autore, di festival, insomma c'è di tutto al cinema, e anche in Italia esce parecchia roba, 500 film all'anno, quindi se non vi piace Star Wars c'è di meglio, c'è altro, c'è di diverso, c'è molto di diverso. Dicevo, però ho capito una cosa sui nerd e sugli spettatori, una cosa molto carina, molto interessante, che loro amano, queste persone amano le speculazioni, ecco perché detestano gli spoiler, perché devono arrivare a capire tutto ciò che accadrà da soli in base alle proprie speculazioni che durano mesi, 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 anni, anni, anni. Poi quando queste speculazioni vengono in qualche modo a infrangersi secondo le scelte narrative, allora ci rimangono male, quindi da una parte non vogliono gli spoiler, dall'altra però quando lo spoiler è praticamente disatteso perché avviene lo stravolgimento di tutte le speculazioni, allora si arrabbiano, e questa è una cosa curiosa, un fenomeno veramente da studiare, è interessantissimo. Io che sono un po' più avanti con l'età mi diverto, io non faccio speculazioni, io non è che ho trascorso i 2 anni dal 2015 al 2017 pensando di chi fosse Figlierei, sinceramente di chi è Figlierei mi interessa fino a un certo punto, mi interessa invece il lavoro che ha fatto Rian Johnson e che ha fatto anche J.J. Abrams e che rifarà probabilmente J.J. Abrams per l'episodio su Rey, su questo personaggio che è un cavaliere vecchio stampo, ma che anche incarna quella novità di una forza che serpeggia dentro di noi, che viene percepita anche senza maestro e che quindi diventa una risorsa e che quindi diventa una sorta di fede che uno riesce a scoprire guardando in faccia se stesso, e qui la catabasi di Rey è fondamentale, la visione
dentro di sé il viaggio psicologico e freudiano che Ray ha in una magnifica scena di questo episodio 8, la dice lunga su quella che è la presa di coscienza di Ray di se stessa e della sua missione, della sua fede, del suo ruolo. Il processo dell'eroe in qualche modo la coinvolge e mi è piaciuto molto dal punto di vista visivo come il viaggio nell'oscurità del proprio io viene reso da Rian Johnson. È una scena veramente affascinante, degna secondo me di quella che avevamo trovato in Luke Skywalker, nell'Impero con piacere cuore. Luke Skywalker si addentrava nella foresta, qui ci si addentra nel tunnel che ovviamente ha una forma verticale perché è come se ci si calasse dentro il proprio io, è come se lì il re stesse sprofondando dentro se stessa ed è meraviglioso quello che lei troverà, che non vi sto a dire che è reso cinematograficamente in modo perfetto perché c'è questa profondità di campo che mi sta piacendo, perché già ieri ho visto come la usava Woody Allen nella Ruota delle Meraviglie, adesso ho visto come la usa Rian Johnson in questo meraviglioso viaggio nell'oscurità del proprio io e mi sta piacendo molto come questa profondità di campo esalta ancora le soluzioni cinematografiche per raccontare una storia, non solamente le soluzioni narrative per raccontare una storia, cioè non solamente la trama è importante per raccontare una storia, le parole, quello che succede, ma anche quello che vediamo e quello che possiamo interpretare dietro il modo in cui la messa in scena viene curata dal regista, quindi non solamente parole ma anche immagini, ma anche montaggio, ma anche fotografia. E c'è grande cinema in Rian Johnson, che ovviamente crea un film molto lungo, non sempre equilibrato nei toni e nelle durate, non stiamo parlando di un'opera oliata alla perfezione, è un'opera sbilenca in alcuni punti, è un'opera imperfetta in altri punti, ma santa paletta, troviamo veramente dei pezzi di grandissimo cinema che ci travolgono, grandissimo cinema immersivo che riconciliano con la grande narrazione, con la grande epopea. E sì signori, perché Star Wars è anche grande epopea, non è solo fantasy, non è solo fantascienza, ma anche epica in un certo qual modo, e qui troviamo delle pagine di epica che meritano veramente l'antologia dal punto di vista visivo e dal punto di vista di montaggio, di orchestrazione delle immagini, dei suoni e degli attori, dei personaggi eccetera. Insomma, Rian Johnson merita il nostro applauso per aver messo il suo marchio di fabbrica interessante alcuni punti, ad esempio attenzione incredibile ai personaggi, primi piani, campo e controcampo, sguardi, intensità dello sguardo, lavoro certosino su che cosa, sulle dinamiche più interne, sulle fragilità, sulle psicologie, così come aveva fatto sui ripensamenti e le titubanze, così come aveva fatto in Looper, perché non ce lo dimentichiamo che in Looper lavoro sui personaggi in qualche modo riusciva a prevaricare, a superare la messa in scena fantascientifica del film o comunque l'impianto fantascientifico del film, mi piace del tempo eccetera, perché anche lì c'era lavoro molto sulla semplicità dell'essere umano, sulla sua semplicità nel senso sulle dinamiche normali che sono tipiche anche del più grande eroe, sull'umanità che si nasconde dietro la leggenda, sull'umanità. Lì, se ci ricordiamo, c'era il bambino che poi da grande sarebbe diventato il cattivone, il mafioso che andava fermato in qualche modo, c'era la madre che era una persona molto semplice, che era una persona con dei sentimenti molto comprensibili perché naturali, e poi c'era il personaggio, se ve lo ricordate, Joseph Gordon-Levitt, che poi da vecchio sarebbe stato Bruce Willis, che si sacrifica, e l'attenzione all'umanità, alla semplicità, all'autenticità dell'essere umano, delle psicologie, della mente, della sensibilità, dei sentimenti, è uno degli aspetti. L'altro aspetto è appunto il sacrificio, che già lì avevamo trovato, già in Looper avevamo trovato. Quindi io sto notando come zitti, questi benedetti registi chiamati, arruolati dalla Disney per mettere in scena in questa nuova trilogia di Star Wars, in fondo riescono nei pertugi dell'operazione pensata dai capocci della Disney, riescono a infilare le loro suggestioni, le loro idee. Se J.J. Abrams aveva inserito non banali riflessioni sul fatto che l'eroe scopre in modo quasi improvviso di avere delle risorse che non sapeva di avere, che è un po' una caratteristica e una tematica che piace molto a J.J. Abrams col suo impianto avventuroso e tra molte virgolette spielbergiano, qui nel regista di Looper, Rian Johnson, troviamo appunto questa sorta di vocazione per il sacrificio che si sposa meravigliosamente con quello che Rogue One ci ha insegnato, e cioè che le ribellioni si fondono sulla speranza, che le ribellioni si fondono anche sul proletariato qua vediamo il proletariato della ribellione, signori, qui vediamo la ribellione che veramente parte dal basso, qui vediamo non solamente la voglia e il tentativo di smitizzare le leggende e quindi di togliere quell'aura di grandezza a ciò che sta in alto, ma troviamo anche la voglia di innalzare e di
di dare dignità a ciò che sta in basso. Quindi c'è un doppio lavoro di riflessione un doppio lavoro di decostruzione e ricostruzione dei poli di una ribellione, di una narrazione epica, di un'epopea. E quindi se da una parte i Jedi non sono così leggendari e mitologici, non sono così straordinari come la storia, come le dicerie, come i racconti, comunque necessari, hanno insegnato, così gli ultimi soldati, gli ultimi infimi lavoratori della rivoluzione, cioè quelli che sono addetti praticamente, quelli che vivono nell'ombra, non sono così umili e insignificanti come qualcuno potrebbe credere. Quindi Luke Skywalker insegna come il Jedi sia il sacerdote di questa religione, che finalmente viene spiegata molto bene. Qui i fan di Star Wars dovrebbero essere molto contenti, perché qui si vola molto più alto dei midichlorian, per intenderci, cioè. Quindi ci sono riflessioni sulla forza e sulla religione Jedi che veramente meritano grande attenzione da parte anche dei fan più accaniti, anche da parte dei talebani star warsiani, dei fondamentalisti starwarsiani. Ma poi c'è questa riflessione sugli ultimi che sono pronti a sacrificio, che sono pronti a credere in qualcosa, che sono pronti a portare avanti la speranza, che sono pronti insomma a fare quello che abbiamo visto in Rogue One e che ci ha esaltato in Rogue One. Quindi veramente Rian Johnson riesce a coniugare molteplici suggestioni provenienti da molteplici punti di riferimento con la sua poi sensibilità particolare per i personaggi, per l'umanesimo, anche per la messa in scena grandiosa che il Loopers era intravista, e che qui, essendo i mezzi più consistenti, si vede ancora di più. Grandissime scene, l'universale, il grandioso, il mastodontico si concilia perfettamente con il dettaglio, con il particolare, con l'umano, con ciò che dà speranza, che dà luce e che dà senso a una vita, a una sensibilità, a un'anima, a un cuore che pulsa, oppure a una rabbia, a una violenza, a un soppruso che si consuma. Quindi veramente grandissimo Rian Johnson nell'orchestrare il grande e il piccolo, l'immensamente mastodontico e la parte più affabulatoria dell'epopea con la parte più umana e anche disincantata di una certa epopea che deve scomparire per dar spazio invece alle nuove generazioni. E questo è l'altro grande aspetto di episodio 8 che non ci può che far piacere, almeno a me, cioè per quanto mi riguarda mi fa molto piacere che ci sia questo aspetto, cioè rottamare il vecchio in un certo qual modo, e cioè utilizzare ciò che di buono il vecchio ha per farlo perdurare, per rinnovarlo, ma scrollarsi di dosso questo fardello che può essere ingombrante per dare spazio poi a qualcosa di nuovo e di particolarmente significativo, come può essere ad esempio il fatto che si può essere Jedi in modo diverso, cioè si può essere Jedi senza maestro, si possono scoprire le vie della forza in modo diverso, magari si può superare l'insegnamento di Yoda, che non è così dogmatico, e cioè che esiste o una cosa o l'altra, non c'è una via di mezzo. Qui forse c'è una via di mezzo, qui forse le sfumature e le nuance che ci sono tra il bene e il male sono evidenti, sono interessanti, sono da indagare. E la cosa bellissima in tutto questo è poi qual è il vero eroe della vicenda, che non è Rey secondo me, ma è, che non è neanche Finn, e Poe, che comunque a contrario di quello che ho letto, Poe scavezzacollo ma veramente all'ennesima potenza, però capisce anche lui una lezione importante e conosce quindi anche lui una parabola evolutiva interessante, arriva a una conclusione fondamentale che è quella a volte che l'eccessivo coraggio e l'eccessiva irruenza non sempre pagano, e quindi conosce anche lui una parabola evolutiva. Finn anche lui conosce e impara una fondamentale lezione sempre dagli ultimi, perché anche lui è un ultimo, anche lui è uno che pulisce i servizi e quindi trova, cioè non si sente solo in questo mondo di ultimi che in qualche modo cercano riscatto. Quindi non è vero che Finn fa cose inutili, Finn conosce una parabola evolutiva molto interessante. C'è il personaggio di Benicio del Toro che andrà approfondito, lo devo capire bene, mi è piaciuto molto e in qualche modo cita Lando Calrissian non poco, molto interessante, e lì c'è proprio la lezione di Rogue One che poi tra poco voglio un attimo riprendere insieme a voi. E poi c'è appunto rispetto il vero eroe di tutta questa vicenda, in mezzo a tutti questi personaggi comunque approfonditi e comunque affascinanti e comunque sfaccettati e comunque particolari, c'è Kylo Ren, c'è Ben, questa volta chiamato più spesso Ben che Kylo Ren, Ben Solo, che è il nuovo Skywalker. Non è che gli Skywalker sono finiti, si sono estinti, c'è ancora Leia, c'è ancora Ben,
E ci saranno ovviamente, cioè, ci sarà sicuramente anche qualcosa in episodio 9 che riguarderà Luke, secondo me, perché quando uno Jedi muore non muore definitivamente, come ci insegna il gradito ritorno che troviamo in questo episodio 8. Dicevamo di Kylo Ren, personaggio affascinante, come si può non amare Kylo Ren, che è il villain ma che è anche colui che catalizza la nostra attenzione in senso positivo, perché c'ha una, cioè perché ha anche delle fragilità che ce lo rendono molto umano, che è carismatico, che è il relier della situazione, il tiranno shakespeariano della situazione, ma che è anche un essere umano che ha subito tradimenti, seduzioni, che ha avuto delle paure, che ha delle paure che sono tangibili, che sono percepibili. E qui l'uso di Adam Driver è eccezionale da parte di Rian Johnson. Lavora con questo attore meravigliosamente, e questo attore mette in luce tutta la sua bravura, tutto il suo talento, tutta la sua sensibilità e tutta la sua grandezza nel dare le sfumature giuste a questo personaggio, che è meravigliosamente sfaccettato, che è meravigliosamente poliedrico, che è carismatico, fragile, insicuro, deciso, determinato, allo stesso tempo è contraddittorio, meravigliosamente contraddittorio, meravigliosamente bisognoso di risposte, di empatia, alla ricerca di empatia. Dialogo a distanza reso perfettamente, mamma mia, qui c'è un'invenzione di film, di regia meravigliosa da partire. Ci sono tantissime scene di folgorante bellezza, il sacrificio del personaggio di Laura Dern è reso visivamente in modo splendido. C'è quindi un Rian Johnson anche visionario che seduce, ma c'è un Rian Johnson che sa utilizzare anche gli aspetti basici dei film, cioè il montaggio. Montaggio, gli stacchi che rendono il dialogo a distanza meraviglioso, e gli stacchi di montaggio ci mettono davanti a luoghi lontanissimi tra di loro, che grazie al cinema sono vicini tra di loro, anche i luoghi interagiscono, non solamente i personaggi, grazie a un modo sapiente di utilizzare l'inquadratura e di utilizzare la macchina da presa con il campo e controcampo sapientemente utilizzati, e quindi veramente lì abbiamo un pezzo di, cioè, più pezzi di grandissimo cinema, signori, perché troverete più volte nel film personaggi che dialogano tra di loro mentalmente, pur trovandosi su pianeti diversi, ed è meraviglioso l'effetto che ne esce fuori. Non avevamo mai visto in Star Wars una cosa tanto bella, tanto efficace, ma tanto semplice, perché è basata su quello che è in fondo il cinema. Stacchi di montaggio, A, B, meraviglioso. Qualcosa di semplicissimo come è l'accostamento di fotogrammi, che creano però un significato che va al di là della semplice parola detta, al di là della semplice cosa mostrata, perché è tra l'accostamento di immagini che si crea il sovrasenso artistico che dà bellezza al cinema, signori, perché il cinema è prima di tutto un montaggio. Scelta delle location efficacissima, secondo me, non solamente per Las Vegas, per il luogo del gioco d'azzardo, perché anche lì c'è moltissimo da dire, ma anche per il teatro dello scontro finale, che è questo meraviglioso pianeta coperto di sale, ma con questo rosso che ha moltissimi significati metaforici, simbolici, la passione, il sacrificio, anche proprio di tragico, all'Agamennone di Eschilo addirittura, che con il rosso della scenografia che prelude al sacrificio dell'eroe. Insomma, fantastico anche da questo punto di vista l'uso della macchina cinema da parte di Rian Johnson, quanto mai ispirato in queste sequenze, ripeto, pur in un film che, essendo così lungo, volendo scrollarsi di dosso il debito col passato per iniziare un nuovo futuro, ha fatto fin troppo, e non potevamo aspettarci, secondo me, nulla di più, perché il film, se è traballante, glielo perdoniamo con tutto il cuore. Quindi diciamo che il progetto della Disney, insomma, di questa nuova trilogia ha molti elementi interessanti, ha molti elementi convincenti, perché cerca in qualche modo di non essere troppo debitrice della vecchia trilogia, cerca di scrivere pagine nuove, cerca di fare delle riflessioni nuove nell'universo Star Wars, come è giusto che sia, perché la novità è importante, perché bisogna evitare di dipendere troppo dal passato. Se vogliamo, io ho apprezzato molto la trilogia prequel, però fateci caso, Lucas con la nuova trilogia, con la trilogia prequel, aveva fatto spesso e volentieri, non aveva fatto nient'altro che spiegare troppo ciò che avevamo visto nella trilogia storica. Qui si cerca di andare avanti. Io questo tentativo, piaccia o no, l'ho apprezzato. Questo tentativo di andare avanti, di non essere solo, diciamo così,
di non voler solo seguire un solco leggendario già tracciato precedentemente, è interessante, cioè il fatto che i nuovi personaggi debbano fare i conti con i vecchi personaggi, e che i vecchi personaggi ammettano di non essere indispensabili perché le nuove generazioni camminino nelle strade, è anche un discorso metacinematografico, è anche un discorso sulla saga, cioè è come se la nuova saga non dovesse dipendere troppo dalla vecchia, quindi non ci aspettiamo per forza troppe cose uguali a quella precedente, prevedibili in base alla conoscenza capillare della saga precedente. Facciamoci guidare verso nuovi orizzonti e diamo delle risposte anche personali senza che ci vengano spiegate. Che male c'è? In fondo, chi ha visto la prima saga la prima volta dava delle risposte personali a quello che vedeva, perché non tutto veniva spiegato. Facciamolo anche qui. Io voglio rivedere tutta la saga, cioè voglio ragionare film per film, e poi quando tutta la saga sarà completa voglio crearmi le mie risposte ai buchi che in modo volontario o involontario saranno stati lasciati. Ma i buchi c'erano anche nella prima trilogia, forse magari più affascinanti, resi meglio, non lo so, quelle domande senza risposte magari erano più affascinanti, più particolari, non lo so, questo non, lo posso dire solamente quando avrò visto tutti i film, però se ci sono non fa niente, non è un demerito questo, ripeto, J.J. Abrams ha i suoi, il suo stile, e nel primo film ha avuto, diciamo così, il merito di aver iniziato un discorso che Ryan Johnson ha portato avanti coraggiosamente, senza dover essere troppo schiavo, sentirsi troppo schiavo di un mito che dietro nasconde qualcosa di più umano. E quindi togliere quell'aura di miticità al personaggio dello Jedi per antonomasia equivale un po' a togliere quell'aura di miticità della vecchia trilogia per cercare di costruire qualcosa di nuovo. Dispiacerà a molti, esalterà degli altri e incuriosirà chi come me vuole rapportarsi a un tipo di cinema che mi sappia creare anche delle suggestioni nuove, che non devono essere per forza Star Warsiane come intendiamo da anni, ma possono essere anche suggestioni di uno Star Wars nuovo, perché no? Scrivere nuove pagine di Star Wars, che male c'è? Prendere un'altra strada, perché no? Vediamo questo Ben Solo, questo Kylo Ren nell'episodio 9, cosa costituirà, e vediamo se Luke è veramente in grado di fare quello che ha fatto Yoda nella vecchia trilogia, perché no, magari lui rappresenta il vecchio che ritorna e Kylo Ren i nuovi orizzonti, che sarà affascinante seguire perché è un personaggio oggettivamente affascinante, fragile, determinato e impaurito allo stesso tempo, un ragazzino che ha degli slanci anche di orgoglio e di follia, ma ha una sensibilità percepibile. Insomma, unisce questo miscuglio, questo groviglio, il guazzabuglio del cuore umano, è reso meravigliosamente. Sono felice che questa saga stia seguendo questa strada, non sarà un film perfetto, ma a me ha detto più cose positive che cose negative. Altra cosa importante, l'economia, signori. Ma in Star Wars, cioè, noi abbiamo visto, io ho detto che nella trilogia prequel George Lucas aveva tentato di spiegarci come nascono le dittature in modo molto pragmatico, ma qui troviamo una riflessione che mai avevamo trovato in Star Wars, cioè le armi. E sì, perché Star Wars parla spesso di armi, ma queste armi da dove vengono fuori? Questa è la grande risposta che veramente, forse di questa risposta si sentiva la mancanza, e non tanto di chi è figlia re, cioè sì, ci interesserà, oppure perché questo caspita di Snoke c'ha tutto questo potere, ma chi è un Sith? Non lo sapremo mai, non lo so, non mi interessa, ognuno si faccia le risposte che crede. Io mi faccio prendere invece da un altro tipo di riflessione, cioè che nella galassia è vero che il bene e il male si scontrano, ma nella zona grigia tra bene e male, nel fango, nella melma che separano il bene dal male, ci sono tantissimi esseri che si arricchiscono in base alla guerra, grazie alla guerra, e vendono le armi sia ai ribelli che all'impero, che al primo ordine. Quindi attenzione, Star Wars non si tira indietro dinanzi a questa sorta di cinismo, a questa sorta di riflessione anche non scontata sull'aspetto brutale della guerra e sull'avidità che si nasconde dietro quelli che alimentano il conflitto vendendo le armi indistintamente a buoni e cattivi, se così possiamo semplificare, lo possiamo fare.
Insomma, un film che mi ha convinto, un film esaltante, un film strabiliante per certi aspetti, è un film che è trascinante, un film che è dedicato ovviamente a Carrie Fisher, alla principessa Leia, che ci regala alcune sequenze meravigliose, che recita con una sensibilità incredibile, che è mentore ma che è anche sorella, che è disegnata, che ci offre una performance attoriale veramente straordinaria, che è fatta di sguardi, di silenzi, di non detto. Il non detto in questo film è molto importante, andatevelo a rivedere, rivediamolo più volte, perché il non detto nei film di Ryan Johnson è molto significativo, perché lui lavora sui personaggi e quando si lavora sui personaggi contano anche i silenzi, gli sguardi e le allusioni. C'è forse umorismo, forse qualche umorismo di troppo, non lo so, devo rivedere il film, non ho trovato disturbante per nulla, l'umorismo è disturbante, c'è sempre stata nella saga di Star Wars, c'è anche qui, non voglio ripetere le cose che già altre persone hanno detto molto meglio di me. Devo dire che il finale è trascinante, la seconda parte è praticamente perfetta, la prima parte zoppica un pochino, ma non mi è dispiaciuto, la gestione dei tempi poteva essere fatta meglio, insomma. Ho trovato un film che convincente, non mi aspetto, cioè, leggendo la delusione di alcuni fan, mi stavo facendo prendere dal magone, poi ho capito queste cose, ho capito che la differenza tra me e altri fan è che io non seguendo le serie TV, non faccio speculazioni, quindi è il ragionamento che vi ho fatto prima, non lo voglio ripetere. Io mi sono lasciato trascinare da quello che di cinematograficamente imponente e importante Ryan Johnson ci ha regalato. Questo è più o meno quello che pensavo di Star Wars Episodio 8, gli ultimi Jedi. Io preferisco The Last Jedi, è un film che voglio rivedere assolutamente più e più volte, sono 150 milioni di culture in mondo, sono qui l'assisto senza Silvio purtroppo che saluto, spero che lo possa vedere lui, anche lui al più presto. Vi dico di commentare, di usare i commenti per dire la vostra sul film, sulla saga di Star Wars, cosa vi ha convinto, cosa non vi ha convinto. Condividete questo video se vi è piaciuto e non dimenticate la cosa più importante, di iscrivervi al canale, e l'altra cosa fondamentale, come direbbe anche Luke Skywalker, cioè pedinatemi.